Nasce, diciamo, per il fatto che viaggio moltissimo per motivi diciamo, sentimentali, in quanto vado su a Milano spessissimo, e allora ho dovuto per forza di cose ingannare il tempo con, eh, con le letture sul treno. Ho letto tantissimi libri, libri di natura musicale e soprattutto sportiva. Poi mi è capitato in mano un libro di un giornalista di Bordenone, Alberto Bertolotto. Che Uh, in pratica parlava di 11 storie di giocatori ieri che hanno giocato nella Sampdoria ma che sono partiti dalla Serie D dopo qualche tempo mi ricordo che era il 2 giugno ho in pratica uh, pensato di poter fare una cosa similare per il campo basso partendo da campo basso e arrivare in Serie A cioè la storia di calciatori che sono Partite a campo basso, comunque, sono transitati per il molise e poi sono andati a finire a giocare in, eh, in Serie A. Diciamo che mh, è un percorso abbastanza eh, arzigogolato, nel senso che è difficile che molti che calciatori hanno fatto questo percorso rispetto a. A tanti altri che invece dalla Serie A sono scesi al campo basso, come ad esempio Maiellaro, eh, e quindi sono 11 calciatori. In teoria ne sarebbero anche di più, però chiaramente non potevo fare una enciclopedia e ho eh, praticamente messo eh, in cantiere queste 11 storie. La particolarità che manca un portiere. Il metodo utilizzato per la narrazione è, è praticamente quello di un'intervista, un'intervista fatta ai calciatori, in cui sono loro praticamente ad essere mh, protagonisti. Chiaramente li ho dovuti tutti interagire. Intervistare telefonicamente, ad eccezione di Domenico Progna che vive qui a Campobasso in quanto mh, si è sposato con una ragazza di Campobasso. È evidente che ho cercato di prendere in considerazione eh, tre periodi storici: quello dei fine anni 70, quando il Campobasso si affacciava per la prima volta al calcio professionistico giocando in Serie C, poi l'epoca d'oro quella della Serie B, e poi c'è stato un altro periodo, quello della Serie C2, a cavallo tra gli anni 90 e il 2000, in cui il Campobasso ha giocato in Serie C2 e in Serie D facendo diciamo, anche ottimi campionati e lì sono stati presi tre calciatori. Gli, undi calciatori. Gli undici calciatori sono nell'ordine Beppe Accardi, poi eh, ci sono i propri giocatori che hanno vissuto a campo basso nel periodo a cavallo tra i due secoli, ovvero Camorani, Cariello e Giorgio Corona. Poi il periodo d'oro della serie B è rappresentato da mh, uh, Perrone, Ciarlantini, uh, Lupo, uh, Progna e Accardi, come ho detto prima, e uh, poi uh, c'è il periodo della serie C1 con retrocessione in C2 che è rappresentato da Massimiliano Rosa. E infine il periodo anni 70, che è rappresentato da Natale Picano, che ha giocato in Serie A poi con l'Empoli, e Luigi Pasciullo, che è poi è anche l'unico molisano di, questa, di queste 11 storie. Capobasso non è cambiata molto rispetto a, a 30 anni fa, 20 anni fa, è anzi una città che forse sotto certi punti di vista ha avuto anche una fase di regresso, perché eh, rispetto agli anni 80 Campobasso oggi è una città in crisi, ma come molte città del, del sud Italia. Negli anni 80 Campobasso, soprattutto negli anni 80, pur avendo meno rispetto a quello che ha oggi, perché oggi ci sono università, ci sono sicuramente situazioni migliori. Era una città che pullulava, che friggeva, come dice Domenica Pro Progna. Eh, veramente lo sport faceva da traino ha fatto conoscere il Campobasso in tutta Italia, ma non solo per il calcio, ma anche per la pallacanestro e la pallavolo, pallavolo femminile che era in Serie A2 e pallacanestro che era in Serie B1. Adesso... Ci, sa, ci sarebbe anche una sorta di rinascita della città perché c'è una squadra di pallacanestro che è prima in Serie 2, pallacanestro femminile, e il campo basso calcio sembra forse eh, aver ritrovato la chiave giusta per poter magari ambire a palcoscenici importanti. La città, è comunque viene raccontata in maniera positiva dai protagonisti, è uno spaccato di provincia. Ma è una provincia non solo quella Mulisana che viene raccontata, ma diciamo eh, italiana, nel senso che eh, tutti questi calciatori hanno poi giocato in squadre di provincia, anche in Serie A. E quindi chiaramente quello che tu ritrovi a Campobasso lo ritrovi anche sotto certi punti di vista pure in, eh, in altre realtà italiane anche più prestigiose, insomma, perché hanno fatto diciamo, la serie. Sicuramente per chi ha vissuto quei periodi a Campobasso sarà un déjà vu, sarà qualcosa di... Anche di a Marcorda, perché chiaramente si andrà a ripescare nella memoria, nel periodo particolare, insomma, eh, ognuno poi potrebbe prendere da una storia di qualsiasi calciatore un momento importante anche della propria vita, tra virgolette, sportiva. Insomma, comunque, Campobasso viene ricordata bene da tutti i protagonisti qualche piccante particolare viene rivelato perché molte volte a Campobasso i campionati che sono andati a finire male hanno sempre avuto dei risvolti abbastanza misteriosi quindi qualcuno fa eh, o cerca di svelare qualcosa chiaramente non eh, aprendosi diciamo, direttamente ma eh, tra le linee si può interpretare e leggere dal pensiero di alcuni protagonisti qualcosa eh, sicuramente di particolare certo è che ci sono anche calciatori che non si sono lasciati benissimo con la tifoseria e che hanno voluto anche attraverso questo libro eh, far capire come loro si sono comportati diciamo, sì, molto correttamente nei confronti di Campobasso città e nei confronti soprattutto della squadra. Quindi per forza di cose è diciamo, un libro che svela molti aneddoti, questo sicuro, e eh, molti particolari che magari il tifoso normale non sa, ma svela anche tra le righe qualche mistero ecco, che legge intorno alla città e alla scuola del Campobasso oramai da 30-35-40 anni a questa parte. Io non so cosa possa rappresentare questo libro per me, forse un punto di partenza, um, potrebbe essere magari diciamo, una sorta di inizio per provare a fare qualcos'altro, visto che nella vita io uh, faccio l'avvocato. Uh, il giornalismo rimane sempre la mia più grande passione, una passione che continuo a esercitare anche oggi. Uh, questo è un libro più giornalistico che romanzesco perché chiaramente io faccio le domande e i, e i giocatori diciamo si rispondono, chiaramente mettendoci anche qualcosa di narrativo. Andrebbe letto non solo dai tifosi del campo basso, ma anche magari dagli amanti del calcio, soprattutto gli amanti del calcio di provincia, per riscoprire una realtà come quella molisana che ha vissuto anni d'oro in Serie B, eh, tra l'altro vincendo anche una partita in Coppa Italia contro la Juventus negli ottavi di finale, nella stagione 84-85 e chiaramente per chi ama un determinato tipo di letteratura, soprattutto... Romantica, nostalgica. Magari questo libro può essere un, un motivo per, anche per conoscere una realtà che eh, tutto sommato non è eh, molto nota al grande pubblico ed è soprattutto ignorata dalle grandi televisioni. Quindi, tutto sommato, potrebbe essere questo un aspetto diciamo, interessante. Poi, chiaramente, ognuno eh, può leggerlo perché magari ci può scovare all'interno diciamo sì, del titolo qualcosa di interessante. Campobasso è una, uh, è una piazza interessante, insomma, che ha conosciuto. Anche momenti gloriosi, perché ha giocato contro il Milan, contro la Roma in Coppa Italia, in amichevole contro la Fiorentina, eh, vincendo anche. Ha giocato contro la Lazio, ha iniziato la sua storia in Serie B con la Lazio e poi eh, ha finito la sua storia in Serie B proprio nella partita con la Lazio. E ci sono anche aneddoti su quei famosi spareggi di Napoli eh, giocati al San Paolo. E, diciamo che. Eh, è un libro, questo, ecco, che eh, si legge tutto d'un fiato. Eh.